Allora, questa è una ricerca condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana per fare il punto su atteggiamenti e comportamenti degli italiani, dei consumatori nei confronti del private label, nome orribile, lo vedremo, poco conosciuto ai consumatori e forse fra le cose da fare, anche se non al massimo della priorità, sarebbe quella di trovare un nome nuovo. Ci sono delle difficoltà e dei limiti di questa ricerca. Le insegne, come loro sanno, hanno una distribuzione spesso a macchia di leopardo, sono particolarmente concentrate in certe zone, per cui il dato medio finisce talvolta per essere poco significativo. Così come c'è una grande differenza tra insegna e insegna. Con una società del mio gruppo facciamo da tanti anni la customer satisfaction nei confronti delle insegne. Se il delta tra il best in class e il worst in class, tra i migliori e cosa, solo 4-5 anni fa era di 5 punti, adesso è di 13 punti. Quindi vuol dire che si va allargando, per cui quando vediamo il dato medio dobbiamo avere un po', ecco, avere sempre un po' una sorta di beneficio di inventario. Io vorrei fare una piccola premessa, perché parlare del consumatore in un momento così tempestoso ha poco senso, e utilizzo dei dati di un'altra ricerca che facciamo, tra l'altro ringrazio qua il Presidente che è qua presente, per Consumer Forum, che ci consente di monitorizzare a scadenze anche ravvicinate atteggiamenti e comportamenti del consumatore. E parto da un dato che non è nemmeno un dato prodotto dalla mia società di ricerca, è un dato dell'ISAE, dove mostra drammaticamente il processo di impoverimento delle famiglie italiane. Qui possiamo vedere la linea azzurra è quello, il reddito che sarebbe necessario, dice l'ISAE, per vivere in maniera dignitosa, eccetera, e in arancio è invece il reddito attualmente percepito. Come vediamo, fino al 2004 praticamente c'è una sovrapposizione, poi c'è un delta effettivamente devastante. Quindi quando parliamo di impoverimento, che si dica, è un dato reale, vero, che perdura tuttora, anche perché non c'è una riduzione nel delta fra queste due linee. Però ecco, detto questo, possiamo vedere anche dei dati che non sono rassicuranti, ma che ci invitano a guardare il prossimo futuro con un ragionevole ottimismo. Questo chiediamo, rispetto all'anno scorso la sua situazione le sembra più sicura, vediamo che è andato costantemente diminuendo nel corso degli anni. Meno sicura è andata aumentando fino a raggiungere, con la ricerca di Consumer Forum del 2008, il punto più alto. Però se vediamo, nel 2009 c'è stata per la prima volta una significativa inversione di tendenza. Quindi ancora prevalente è chi ritiene che la situazione economica sia meno sicura rispetto a chi ritiene che più o meno sia uguale ai 12 mesi precedenti, però con un'inversione di tendenza rispetto a un recente passato. La stessa cosa quando vediamo ha cercato di ridurre le spese, pensiamo che nel 2001 era solo il 24% della popolazione italiana, è arrivato al 70% con l'inizio del 2008, ha avuto una flessione al 67%, non è grandissima, ancora ci sono 2/3 degli italiani che pensano di ridurre le spese in un prossimo futuro, però ripeto, è un dato che sta declinando. Chiediamo, quando andiamo a vedere chi pensa di ridurre le spese,
il dato è abbastanza livellato, però tendenzialmente danno una risposta più elevata al pubblico femminile, vediamo circa 3 donne su 4, in genere più attente alla spesa, più parsimoniose, più riflessive, più caute, e i livelli, questo scontato, i livelli più bassi di reddito. Per quanto riguarda le previsioni future, ancora nel 2009 il 41% degli italiani dice avrò meno soldi da spendere rispetto a un 7% che dice avrò più soldi, però vediamo che solo 12 mesi fa quel 41% era un 53%. Quindi io credo un ragionevole ottimismo, anche se certamente ci aspetta un anno che non è un anno facile. L'impoverimento delle famiglie che cosa ha generato? Beh, una contrazione praticamente in quasi tutti i capitoli di spesa. È la prima volta, tra l'altro, da quando mi occupo di ricerca dei consumi, che vedo il comparto del top di gamma, comparto dell'usso, che soffre la stessa sindrome dei prodotti fast moving goods. Una forte sensibilità al prezzo, una accentuata cautela nello spendere e un orientamento verso alternative meno costose, ma come vedremo che non vadano a svantaggio della qualità. Qua vediamo questa attenzione al prezzo, per esempio la tendenza a pensarci bene prima di comprare è aumentata, adesso è praticamente taglia trasversalmente in termini interclassisti, intergenerazionali, gran parte della popolazione. Ecco, ci sono un paio di caveat che vorrei gridare in maniera forte e chiara, cioè che probabilmente c'è una sorta di indigestione nei confronti dei cut price, delle offerte speciali, dei saldi. Vediamo, sto molto attento a sconti e offerte, da un anno all'altro è diminuito, sono abituato a comprare gli abiti solo con i saldi, da un 46 a un 38%, il low cost può essere uno specchio per le allodole, invece aumenta. Quindi io credo che siamo arrivati, per quanto riguarda queste promozioni sul prezzo, il problema dei saldi, il problema di questa competizione sui prezzi che, come sappiamo, poi non ha vincitori, ha spesso soltanto perdenti. Tra l'altro sono le stesse cose, domani ho un convegno alla Bocconi per la marca industriale, dirò anche a questi signori esattamente le stesse cose, che è una forma di suicidio, anche perché la promozione sul prezzo non finalizza. C'è questo libro molto bello che ha scritto da poco Chris Fornell dell'Università del Michigan sulla fidelizzazione del consumatore, dove dimostra appunto con molta chiarezza questo aspetto. Lo scenario sostanzialmente è quello che conosciamo, una buona tenuta della marca industriale che sostanzialmente mantiene la sua quota di mercato che è il 70%, una situazione confortante, ma ricordiamoci che l'industria di marca ha questa posizione di forza soltanto nel nostro paese. Se noi andiamo nella vicina Svizzera, in Francia, in Germania, in UK, paesi che hanno una consuetudine col consumo più ricca, spesso più affluenti, l'industria di marca ha tutt'altro che questa percentuale. La forte presenza delle promozioni e gli sconti, lo vedremo parlando dei punti vendita, hanno favorito ad attualizzare gli iper.